Buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui per parlare di cambiamento climatico, di che eredità lasciamo ai nostri figli. Abbiamo tre importanti relatori con noi, autori di volumi di cui poi parleremo. Abbiamo Daniele Conversi, che è professore in Spagna, nei Paesi Baschi. Abbiamo Giacomo Palombino, assegnista di ricerca all'Università di Granada e professore a contratto di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Napoli Partenope. E abbiamo Maurizio Trifone, che conoscerete come importante linguista, studioso di lessicografia, autore di vocabolari come il Devoto Oli e il Devoto Oli dei sinonimi e contrari. Mentre Daniele Conversi ha scritto un libro, Cambiamenti climatici, antropocene, un termine che ci spiegherà che è sempre più usato, anche se forse non ancora padroneggiato da tutti, e politica, vedremo poi quali sono le implicazioni politiche di questo discorso. Giacomo Palombino ha scritto un libro sul principio di equità generazionale, la tutela costituzionale del futuro. Sappiamo che c'è stata anche una modifica della Costituzione italiana, dell'articolo 9, dell'articolo 41, quindi determinati principi sono diventati anche formalmente parte della nostra Costituzione. Insomma, sarà un dibattito ricco, senz'altro, e segnalo ovviamente che chi è interessato può inserire domande alla pagina tuadomanda.it indicando il codice evento 2145 o anche utilizzando il QR code che ogni tanto compare in sovraimpressione. Poi, queste sono informazioni di servizio, l'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito mondadorieducation.it, alla pagina attestati, così come troverete tutte le slide utilizzate in questa diretta. E poi chi invece accedesse allo streaming in differita potrà ottenere l'attestato solo se avrà effettuato l'accesso dalla medica conferma di iscrizione entro la mezzanotte di oggi, attenzione. E comunque la registrazione video resterà disponibile sul nostro canale YouTube allo stesso indirizzo al quale state vedendo in questo momento. Ecco, quindi detto questo, ricordato e sottolineato che il cambiamento climatico, come vediamo anche da tanti episodi che avvengono in tutto il pianeta, e anche in Italia, ormai preannunciato da decenni e ormai sempre più evidente, è un qualcosa che ci deve mobilitare, che diventa anche una sfida ovviamente didattica, conoscitiva, culturale importante. Infatti c'è un ritardo di cui parleremo nella individuazione del cambiamento climatico come problema planetario. E c'è anche un ritardo del sistema scolastico, del sistema universitario, ancora diviso in discipline, in gabbie, in scatole, che dobbiamo in qualche modo invece far comunicare. E questo diventa una sfida fondamentale per noi e ancora di più per le generazioni future che nell'arco di questo secolo rischiano quindi. Noi, in parte, i nostri figli, i nostri nipoti potrebbero dover fronteggiare eventi ancora più drammatici. Ecco, quindi a questo punto passo la parola a Daniele Conversi che ci introdurrà nel vivo della discussione. Prego, Daniele. Grazie moltissime. Allora, buongiorno. Il libro è una sintesi di centinaia di articoli scientifici a cui io aggiungo una nuova interpretazione. Insomma, in fondo questa presentazione sarà soltanto la sintesi di una sintesi e poi spiegherò perché il libro è essenziale per tutti coloro che lavorano nel campo dell'educazione e della comunicazione a tutti i livelli, non solo a livello universitario. Non so se vedete le mie slides, c'è stato un problema nel caricarle prima. Io proseguo comunque, è un libro sul futuro, sul nostro futuro, sul futuro di tutti, e non si tratta di un futuro vago, ma purtroppo sicuro. È una delle poche certezze che abbiamo e che stiamo superando pericolosamente i limiti di non ritorno. Chiaramente
Chi capirà a fondo il libro ne trarrà un vantaggio, direi, evolutivo, pur dovendo passare per una lettura sconfortante, per dire il minimo. Illustrerò quindi varie dimensioni della crisi che ci sta investendo con una velocità inaspettata e sconvolgente, inaspettata per alcuni, diciamo, ma quasi anche per gli scienziati. Guarderò poi, in un secondo tempo, la seconda parte del libro si riferisce agli Stati-Nazioni, che io considero una delle maggiori cause nella presente contesto del ritardo con cui noi agiamo. Nel libro uso il concetto di origine geologica, antropocene, che da un po' entra a far parte delle scienze sociali. Siamo dunque l'impatto dell'uomo, antropocene, è definitivamente registrato sulla superficie della Terra. La storia è cambiata oltre ogni aspettativa. Siamo dunque, si potrebbe dire, quasi espulsi dalla storia. Oserei dire che stiamo diventando dei fossili viventi per il momento. Però l'idea di essere espulsi dalla storia dovrebbe entrare abbastanza chiaramente in mente. Non so se le persone che mi ascoltano sono di varie discipline, comunque la nuova epoca si annuncia radicalmente diversa da tutto ciò che è finora stato. L'impatto talmente pervasivo da alterare non soltanto l'atmosfera, ma la stessa superficie e stratigrafia della Terra. La causa, come sappiamo, è l'espansione del modello economico dominante dal dopoguerra. Il concetto di antropocene è una visione, incapsula una parola inglese, sintetizza una visione realistica e drammatica del nostro futuro comune, una visione fermamente ancorata nell'analisi però dei dati esistenti, i quali comunque sono più complessi ancora, perché il cambiamento climatico è soltanto uno dei problemi che noi stiamo affrontando, che sono tutti interrelazionati. Per cui il secondo libro si basa su un secondo concetto essenziale, che sono i limiti planetari. Un concetto che ancora fatica a entrare a far parte delle scienze umane. Nel 2009 un gruppo di 25 scienziati guidati dallo svedese Rockström identificò 9 limiti planetari, di cui il cambiamento climatico è uno. Adesso passiamo al grafico. Il grafico indica questi 9 limiti planetari. Io non posso sicuramente qui stare a elencarli tutti perché è una cosa piuttosto laboriosa e complicata, entriamo nel terreno della complessità. Semplicemente dico che la biodiversità è stata già superata da tempo e nel grafico qui non si vede ancora il cambiamento climatico, il quale ha avuto un'impennata spaventosa negli ultimi 10 anni. Si è passati diciamo, il limite 350 parti per milione è stato superato molto recentemente e si è passati ad oltre 400 ppm parti per milione. E questo è un problema che si riconnette con il concetto di grande accelerazione e quindi con l'aumento dei consumi di massa. Io qui ho messo la copertina del libro di John McNeill, cui collaboro, e usa questo concetto, ha coniato questo concetto che è ormai stato importato in tutte le scienze esatte, perché riferisce uno storico interessante che contribuisce all'interdisciplinarità e all'avanzo della scienza come sistema totale. In Italia è stato solamente, purtroppo, Pasolini che negli anni 70 si è reso conto del cambiamento che il consumismo induceva sulla mente umana al tale da alterarla così, così drasticamente che lui parlava di genocidio culturale. Noi siamo praticamente i figli di questo genocidio. Accelerazione dell'accelerazione, ovviamente nessuno ascolta un poeta e il mondo è continuato ad accelerare rapidamente. Non è solo la grande accelerazione. I dati che io pongo qui, vedete i grafici, tutti questi grafici sono tutti nel libro, sono tutti spiegati. Sono abbastanza spaventosi perché si vede un aumento rapidissimo senza poi potete andare giù nei grafici, ecco, andare fino in fondo dove si arriva a Deep History e poi lì posso semplicemente sintetizzare andando oltre dicendo che il termometro impazzito è equivalente a 5 bombe Hiroshima ogni secondo. Questo è stato un dato di fatto. Se vogliamo poi che l'India ci raggiunga, saranno non 5 ma 10 bombe Hiroshima ogni secondo, ok?
Quindi su questo punto bisogna anche considerare, e qui non so se si vede il grafico, vedete l'altro grafico, grazie per mandarmeli avanti, ecco, perfetto, quello lì, si vede che la Cina e l'Asia, generalmente l'Asia è diventato il più, originariamente era tutto partito dagli Stati Uniti, non dimentichiamolo, è un modello americano-statunitense che è dilagato nel resto del mondo, però adesso in questo momento è la Cina e l'Asia e l'India che rapidamente stanno emettendo una quantità molto superiore a quella del resto del mondo di gas serra nell'atmosfera. Il problema è questo, che il discorso si ricollega al nazionalismo. Il nazionalismo a questi paesi fanno leva sul fatto che hanno diritto in qualche maniera, cioè questa nozione di diritto allo sviluppo, come per dire, per esempio, mettiamo un esempio, gli Stati Uniti hanno avuto la schiavitù, anche noi abbiamo diritto ad avere la schiavitù. E lo stesso dice l'India, lo fa effettivamente col sistema delle caste. Quindi diciamo che tutte queste cose sono più o meno coinvolgiate nel sistema dello Stato-Nazione recente. Quindi passo alla seconda parte, che è una parte in cui realmente analizzo la novità del libro, in cui io quello che veramente il mio libro presenta di nuovo rispetto ad altri studi. E in questo libro, scusate un momento, mi riferisco a un altro tipo di confini, che non sono dei confini planetari, ma sono confini creati dall'uomo, direttamente dall'uomo, che hanno a che fare non direttamente con i limiti del sistema Terra, ma sono creati dalle elites che si sono sostituiti dal potere. Mi riferisco quindi ai confini tra stati, l'impalcatura geopolitica di ciò che viene chiamato il sistema internazionale. In questa maniera si oppone la geologia alla geopolitica. È un conflitto da cui ovviamente nessuno riuscirà vincitore. Sono confini incompatibili. Se il primo tipo di confini sono chiaramente identificabili come cruciali per la vita sulla Terra, il secondo tipo di conflitti sono un'invenzione recente, prevalentemente moderna, però appunto perché inventati sono continuamente foraggiati, incoraggiati ed esaltati in tutti i contesti di incontro-scontro internazionale. Il moderno Stato-Nazione si fonda sull'ideologia del nazionalismo, la cui presenza indica la necessità di legittimare il potere esistente, cioè conferirgli una rappresentatività. Chi ci governa deve rappresentare chi è governato. Se no il potere non è legittimo, e questo si costruisce, questa legittimazione del potere, creando un'identità tra detentori del potere economico politico e il popolo, le masse, ciò che appunto viene detto la nazione. In nazionalismo quotidiano, diciamo, noi non vediamo il primo tipo di confini, i più importanti e quelli che hanno un impatto decisivo sulla nostra vita, però vediamo e percepiamo materialmente gli altri. I confini tra stati, con le nostre leggi, passaporti, lingue, mass media, e sono parte integrante della nostra esperienza di tutti i giorni. Ciò che viene definito come nazionalismo, infatti quotidiano, un nazionalismo banale, parte dall'esperienza spesso inconscia di ognuno di noi. Quindi il nazionalismo permea, e questo molti non se ne rendono conto, diversi strati nel nostro mondo, non solo le istituzioni, la leadership politica, ma anche il nostro inconscio collettivo. Il problema è che il nazionalismo è intrinsecamente un processo di costruzione di confini, di frontiere, e non è attrezzato quindi ad affrontare una sfida come il cambiamento climatico, che è una sfida che non conosce frontiere. Quindi ci troviamo in una situazione in cui il nazionalismo non è più l'ideologia che serve in questo momento della storia. Ricordiamoci comunque che gli accordi internazionali sono fatti da rappresentanti delle Stati-Nazioni. L'ONU stesso è composta di Stati-Nazioni. Gli accordi internazionali falliscono, non tanto per le lobby, ma perché chi ci va sono rappresentanti anche se non potrebbe esserci, sono rappresentanti effettivamente di Stati-Nazioni. Insomma, finora, dove vado io esattamente nella mia ricerca? Finora le ricerche si sono concentrate sulle lobby petrolifiche, lobby automobilistiche, lobby mediatiche, per spiegare all'inazione pubblica la falsificazione della verità. Il mio argomento invece è che le lobby agiscono sempre e necessariamente in un contesto legato al potere politico, quello dello Stato-Nazione, è la loro cornice, non possono fare a meno di questa cornice.
In stretta collaborazione, direi anche fusione con i governanti, le stesse lobby si familiarizzano con il linguaggio politico del nazionalismo. Così presentano, riescono a presentare interessi privati come interessi comuni, i guadagni di pochi come i vantaggi di molti, il bene privato come il bene nazionale. Qui si ricollega tutto col discorso delle ineguaglianze che è al centro del mio libro. Il nazionalismo rimane la più influente ideologia cui negli ultimi due secoli, e dobbiamo quindi gestirci come fare. E qui passiamo alla slide che si chiama nazionalismo verde. Faccio un passo in più a questo punto. Se è così, se non è ancora pronta un'impalcatura internazionale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare con le mani in mano? No, c'è una possibilità che io intravedo, non so se sia giusta, ma io identifico nel libro una forma di nazionalismo che si può chiamare nazionalismo verde, dove in questo momento è emerso in alcuni stati, nazioni senza stato, che io nomino nel libro, non li nomino qua, vi lascio la curiosità, e anche stati-nazioni, alcuni stati-nazioni, alcuni che sono stati-nazioni esemplari. Purtroppo però, e passiamo alla slide successiva, il nazionalismo delle risorse è quello che prevale. Questa situazione ci fa ricordare molto la Russia di Putin. Però purtroppo non è solo la Russia di Putin, c'è la Polonia, l'Arabia Saudita, eccetera, ce ne sono molte altre. La Russia si è autodefinita come superpotenza energetica. Questo vuol dire che probabilmente la guerra con l'Ucraina non sarebbe nemmeno stata concepita se non ci fosse stata la sicurezza di avere un approvvigionamento energetico costante e abbondantissimo nella forma di combustibili fossili, di cui la Russia vanta un primato ormai tra quelli mondiali. Quasi tutte le guerre sono collegate con i combustibili fossili contemporaneamente, l'invasione dello Yemen, il bombardamento dello Yemen, eccetera. Ce ne sono diverse, i vari conflitti. Il protagonista principale non è stato finora nessuno, purtroppo, nessuno degli Stati Nazioni. Anche questo bisogna fare un po' di marcia indietro e guardiamo adesso al fatto che purtroppo gli Stati Nazioni ancora non fanno testo. È solo l'Unione Europea che è riuscita a portare avanti delle politiche per il bene comune. E infine il ruolo delle religioni, importantissimo, evocato nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. E su questo chiudo la prima parte, cioè la seconda parte, mi avvicino alle conclusioni del libro. In breve, il contenuto del libro storicizza, il mio libro storicizza e riassume la relazione tra scoperte scientifiche e reazione sociopolitica, notando il ritardo sociale e politico nel capire l'urgenza del cambiamento climatico, il cui impatto è disastroso e conosciuto da oltre 50 anni. Comunque, sottolineo anche che maggiore è il ritardo nell'affrontare il problema, ormai un coacervo di problemi, più traumatiche saranno le soluzioni, fino al punto che nessuna soluzione potrà essere esclusa. Ci avviciniamo, in altre parole, all'impensabile. Traggo questa parola dal libro di Amitav Ghosh, La grande cecità, tradotto in italiano. L'impensabile, provate a pensare all'impensabile, difficile, no? Tutto questo si basa, si continuerà a basare su campagne di disinformazione di cui gli Stati Uniti sono stati il principale motore, che invadono praticamente tutto, non sono solamente in Russia che ci sono le fake news, ci sono praticamente ovunque. E continuerà. Cosa possiamo fare noi nel campo dell'educazione con queste disinformazioni dilaganti da tutti i lati? Il libro mostra come la comunicazione tra scienziati e il resto della società sia ormai cruciale per la salvezza umana. Non possono più concepirsi le torri d'avorio che si sono concepite fino a poco tempo fa. Lo scienziato deve anche scendere in piazza, deve anche diventare un divulgatore, ma ancora più importante, sostengo io, e lo pratico nel libro, è una mia disciplina. La comunicazione tra scienziati di varie discipline è essenziale e a tutti i livelli educativi. L'interdisciplinarità, come aveva sottolineato Mario Salomone, diventa dunque una scelta obbligata, una metodologia, diciamo, oltre a un valore morale, un'etica. A ciò si può collegare anche la necessità, di cui parlava il professor Trifone, di un vocabolario comune ed accessibile a tutti. Concludendo, proprio ultimamente, cioè proprio per mettere la torta sulle ciliegine, diciamo, l'ultima generazione, diciamo cosa lasciamo non alle prossime generazioni ma alla prossima generazione, perché uso deliberatamente il singolare, perché se le cose continuano ad andare nel modo in cui sono andate finora non ci saranno generazioni dopo la prossima, perché semplicemente
Già a partire dalla prossima generazione si registreranno delle situazioni terribili di cui ovviamente non possiamo prevedere i dettagli, però sicuramente considerando bene tutti i dati che voi avete a disposizione nel libro potete vedere che non c'è molto tempo e il tempo stringe in maniera talmente forte che non so se esisteranno soluzioni all'ultimo momento, ma più le soluzioni, come ho detto, si prenderanno in ritardo, più difficili saranno e più traumatiche e sofferte saranno per tutti. Con questo concludo la mia presentazione. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Mi sentite? Grazie a Daniele Conversi. La tua esposizione è stata estremamente chiara e siccome ci ha anche ricordato quanto siano inquietanti questi fenomeni, cioè chi oggi nasce vedrà la fine del secolo, presumibilmente calcolando l'aspettativa di vita, e quindi quando parliamo di future generazioni in realtà stiamo parlando di generazioni che già stanno vivendo, che sempre più patiranno queste conseguenze e in base agli scenari dell'IPCC, cioè del panel internazionale più autorevole di studio sui cambiamenti climatici, potrebbero vedere delle situazioni molto molto più drammatiche di quelle che comunque già si vedono come siccità. Il presidente Mattarella che in questi giorni in Kenya, dove si parla di acqua, ma il Po in secca, le alluvioni, migliaia di morti dovute a alluvioni in Pakistan e in altre parti del mondo. Quindi sono situazioni che già purtroppo viviamo e che le generazioni future rischiano di vedere ancora di più. E questo ci porta al libro, allo studio di Giacomo Palombino, cioè quello che dicevamo, quindi il problema del diritto anche di chi non ha ancora voce, perché per esempio non è nato, non ha compiuto 18 anni, quindi non vota, e quindi come mettiamo questo problema, che è una sfida giuridica, ma è anche una sfida etica, è un problema importante, no? Quello di sentire e sentirci noi agire in nome per conto di chi ancora non può rivendicare i propri diritti. Allora, a te la parola. Grazie davvero professor Salomone, e grazie a Mondadori per la possibilità di partecipare a questo webinar, in particolare diciamo così, ringrazio la dottoressa Pangallo, il dottor Mongatti che su tutti hanno seguito da una parte la pubblicazione del mio libro e dall'altra parte la dottoressa Pangallo, proprio l'organizzazione di questo webinar. Io prenderei subito le mosse da questa domanda, domanda provocatoria, forse in parte ironica: perché dovrei preoccuparmi delle future generazioni? Cosa hanno fatto loro per me? Questo corrisponde proprio all'incipit del primo capitolo del mio volume. E in effetti, dietro questa domanda che sicuramente nasconde in realtà molti profili di carattere giuridico, vi è una prima apparenza che, come suggeriva anche il professor Salomone giustamente, non è assolutamente giuridica, ma è etica. E questo ci fa rilevare un problema, cioè una prima questione. È possibile affrontare il problema della tutela delle future generazioni da un punto di vista strettamente giuridico? È possibile, diciamo così, pensare modalità di tutela, di garanzia a favore di coloro che ancora non sono nati, di coloro che ancora non esistono? E allora, proprio per rispondere a questa domanda, e quindi perché dovrei preoccuparmi delle future generazioni, io provo a dare una prima risposta, appunto, di carattere giuridico, e mi affido a quelli che sono i meccanismi che governano, per così dire, le fonti del diritto all'interno del nostro ordinamento. E quindi, diciamo così, come funziona la legge, in un certo senso. La legge, cioè il risultato, la fonte che appunto adotta la rappresentanza politica, il Parlamento, si rivolge intrinsecamente ai tempi a venire. Si rivolge per sua stessa natura al futuro. La legge comincia a produrre effetti dal momento in cui entra
in vigore e da quel momento in poi guarda in avanti. E fino a quando la legge produce i suoi effetti? La legge produce i suoi effetti finché un altro Parlamento, quindi un nuovo rappresentante politico, non decida di adottare una nuova legge che sostituisca quella precedente. Perché questo è importante, diciamo così, nella riflessione giuridica circa la tutela delle generazioni future? Perché questo ci dimostra che la comunità cui il rappresentante politico dirige in qualche modo la sua azione, il suo agire, non è cronologicamente definita, ma è molto più ampia di quella composta solamente da coloro che già esistono. È per questo che l'agire politico si rivolge, almeno la legge, tramite la legge, si rivolge anche alle generazioni future. E quindi semplicemente bisogna tenerne in conto. Faccio un esempio. Il codice civile italiano è entrato in vigore nel 1942. Questo è un esempio che spesso propongo ai miei studenti. È entrato in vigore nel 1942. Chiaramente da allora è stato cambiato, molte cose sono cambiate del codice, però il codice è rimasto lo stesso. Molte delle sue regole continuano ad essere le stesse e quindi continuano a produrre i suoi effetti anche a distanza di molti anni e noi continuiamo, diciamo così, a rispettare quelle regole anche se non sono il frutto in qualche modo della volontà, no? della generazione attuale, di rappresentanti e di rappresentati. Però c'è un problema, nel senso che se da un lato la legge senza alcun dubbio si rivolge anche al futuro, si rivolge anche alle generazioni future, a volte chi non pensa alle generazioni future è proprio chi l'adotta, è proprio il rappresentante politico. E qui, diciamo, arriviamo a quella che io nel testo ho provato a definire come una patologia, quella del presentismo. Perché il presentismo? Perché il rappresentante politico è, diciamo così, per sua stessa natura attento a ciò che già esiste, ascolta principalmente chi già esiste. E quindi la stessa democrazia, in qualche modo, come dicono alcuni, è intrinsecamente parziale a favore del presente. E perché il rappresentante politico guarda principalmente alla contingenza, a ciò che già esiste? La ragione, permettetemi di dire, è molto banale. Il politico che vuole essere eletto ascolta la contingenza e cerca di dare risposte soprattutto alle esigenze di coloro che già esistono, perché sono coloro che lo voteranno, in un certo senso. E anche una volta ottenuto il suo mandato, continuerà tendenzialmente ad ascoltare principalmente chi già esiste, anche per coltivare in qualche modo le sue chance, no, di rielezione. Questa dinamica la possiamo verificare in ambito giuridico da molteplici punti di vista. Pensate per esempio alle politiche economiche e ai casi in cui sostanzialmente il decisore politico generi debito pubblico, no? Quella è chiaramente talvolta una misura che corrisponde a un peso che si trasferisce alle generazioni future, soprattutto quando parliamo del cosiddetto debito cattivo, che è appunto quel debito che non crea crescita, ma appunto trasferisce sulle generazioni future soltanto un peso. Ecco, la differenza debito buono, debito cattivo, fu appunto in qualche modo spiegata da Mario Draghi qualche tempo fa. In particolare però qual è la materia che qui ci interessa? Chiaramente la salvaguardia dell'ambiente e di conseguenza anche i cambiamenti climatici. E proprio l'ambiente rappresenta dal punto di vista della ricerca giuridica il punto di partenza di questa analisi. Perché? Perché, come leggete in questa slide, i danni causati all'ambiente da parte delle generazioni presenti si manifestano soprattutto nel futuro e a svantaggio di chi ancora non esiste o comunque dei tempi a venire. Vi faccio un esempio per cercare di, come dire, afferrare questo concetto insieme. Se in questo momento io prendessi un bicchiere di vetro e lo gettassi a terra, il bicchiere di vetro si frantumerebbe immediatamente, quindi vi è, diciamo così, un'immediatezza, no? Tra la causa e l'effetto. Per quanto riguarda invece il danno ambientale, per così dire, e i fenomeni, no? Che ad oggi stiamo registrando anche in natura, come quello del surriscaldamento climatico e quindi cambiamenti climatici, il ragionamento è distinto, perché
questi danni, questi rischi che noi oggi stiamo misurando, in realtà sono il frutto di processi, di un modello produttivo, di un modello economico che si è affermato ed è stato perseguito durante un periodo molto lungo di tempo. E quindi a dimostrazione del fatto che quella dell'ambiente, la materia ambientale, sia quella dove maggiormente sorge, diciamo così, la preoccupazione per le generazioni future. Anzi, potremmo dire che lo studio della tutela delle generazioni future si sia proprio sviluppato parallelamente, no, alla tutela dell'ambiente, a quello relativo alla tutela dell'ambiente. Perché la tutela dell'ambiente, appunto, si rivolge intrinsecamente alle generazioni future. Ma allora qualcuno potrebbe domandarmi, anche sulla base, diciamo così, degli interventi che mi hanno preceduto, ma se, diciamo così, abbiamo la certezza che determinati modelli produttivi, determinate decisioni possono influire negativamente sulle generazioni future e quindi trasferire un danno, questo vuol dire anche che noi stiamo ledendo dei diritti, stiamo violando dei diritti? Possiamo parlare, e questa è la domanda, diciamo così, che probabilmente ci dobbiamo rivolgere in questa sede, possiamo parlare di diritti delle generazioni future? Di diritti veri e propri? Allora, diciamo che probabilmente ponendo questa domanda a 10, 20, 100 giuristi, ognuno vi risponderebbe in modo diverso. Diciamo, le scuole di pensiero sono probabilmente due, come spesso accade. Da una parte c'è chi dice assolutamente no, non possiamo dire che le generazioni future abbiano diritti, non possiamo parlare dei diritti delle generazioni future, invece qualcun altro, tra cui provo anch'io a schierarmi, diciamo, afferma il contrario. Cioè che in un certo senso, no, si può ragionare sulla possibilità di parlare di diritti delle generazioni future. Perché alcuni negano in qualche modo questa visione? Perché alcuni negano la possibilità di parlare di generazioni future in termini di diritti? Beh, diciamo, innanzitutto il problema si fonda principalmente sulla loro non esistenza, cioè sono soggetti che non esistono e quindi sono soggetti che non possono, diciamo così, neanche paradossalmente considerarsi soggetti e di conseguenza non possono considerarsi titolari di diritti, non possono esercitare questi diritti, non possono neanche chiedere la difesa in giudizio di questi diritti, non possono chiedere la rappresentanza di questi diritti all'interno delle sedi a ciò destinate. Però possiamo parlare dei diritti delle generazioni future in un'altra configurazione, che io qui cerco di sintetizzare ricorrendo a questa locuzione che prendo in prestito da Hannah Arendt, che la propone appunto nel suo Le origini del totalitarismo, che appunto il diritto di avere diritti. Noi oggi non possiamo affermare che le generazioni future abbiano diritti, nel senso che non possiamo tutelare questi diritti, ma possiamo tutelare il diritto delle generazioni future di poter godere dei nostri stessi diritti. Quindi quello che noi possiamo fare oggi è in qualche modo assicurare la garanzia stessa di questi diritti. Possiamo assicurare che le generazioni future possano godere delle nostre stesse opportunità e quindi in qualche modo conservare, mantenere viva la tutela di questi stessi diritti. Ecco, quello che potrebbe sembrare in realtà un ragionamento molto astratto, trova però proprio all'interno, diciamo così, del costituzionalismo e anche della Carta Costituzionale Italiana delle conferme. È per questo che io qui vi propongo questa slide sulla Costituzione italiana del 48, perché vedete, la considerazione che ho appena fatta, cioè il fatto che in qualche modo quello che noi dobbiamo assicurare è la garanzia stessa dei diritti a vantaggio delle generazioni future, cioè il fatto che le generazioni future possano essere titolari di diritti ed esercitare questi diritti, lo troviamo in qualche modo, diciamo così, scritto nella Costituzione, o comunque ce lo suggerisce, ecco, la Costituzione. Vedete, una parte della nostra Carta Costituzionale non può essere modificata, o comunque può essere modificata soltanto a determinate condizioni e sulla base di determinati procedimenti. Ma quello che noi sappiamo è che della nostra Costituzione non può essere mai eliminata, modificata la garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali.
Questo cosa significa? Significa che la rigidità costituzionale, che appunto è proprio la caratteristica della nostra Costituzione, che garantisce appunto il fatto che la stessa possa rimanere immutata nel tempo, almeno nei suoi caratteri essenziali, almeno nel suo nucleo essenziale, garantisce che cosa? Garantisce che trascorrerà il tempo, passerà il tempo, si susseguiranno le generazioni, ma tutte, finché la Costituzione sarà vigente, potranno godere di quegli stessi diritti. E quindi anche, diciamo così, il principio di solidarietà che leggiamo all'interno dell'articolo 2 non va letto soltanto, diciamo così, come la solidarietà che deve in qualche modo affermarsi e promuoversi tra coloro che già esistono, ma nella visione appunto di questa tendenza della Costituzione verso il futuro dobbiamo accettare appunto questa idea che la solidarietà, i doveri di solidarietà a cui ci richiama la Carta Costituzionale, si devono rivolgere anche a chi verrà dopo di noi. E allora chi è che garantisce questa tensione al futuro della Carta Costituzionale? Chi è che garantisce che la garanzia dei diritti possa restare immutata nel tempo, possa essere conservata nel tempo e garantita anche a vantaggio delle future generazioni? Ecco, qui arriviamo in qualche modo al punto cruciale della mia presentazione, in un certo senso anche un po' al punto centrale del mio stesso libro. Io, come dire, all'interno del nostro ordinamento ho individuato, diciamo, un organo di garanzia a vantaggio appunto degli interessi e, diciamo così, dei diritti di chi verrà dopo di noi, che è appunto la Corte Costituzionale. E questa mia considerazione si basa in realtà su un dato oggettivo, e cioè che la Corte Costituzionale, soprattutto negli ultimissimi anni, si è più volte pronunciata a vantaggio delle future generazioni, giudicando illegittime, soprattutto in materia di ambiente, ma non solo, giudicando illegittime quelle leggi, quindi incompatibili con la Carta Costituzionale, quelle leggi che sostanzialmente finivano con il circoscrivere in un periodo di tempo particolarmente limitato i loro effetti benefici, per così dire, trasferendo però un danno nel futuro. Ecco, la Corte Costituzionale si è pronunciata per l'incostituzionalità di queste leggi proprio a vantaggio delle future generazioni. Ecco, no? Quindi dobbiamo ragionare in questi termini come garanzia dei diritti, una garanzia che già oggi la Corte Costituzionale è riuscita a porre in essere, a realizzare, a vantaggio del futuro. E come giustamente affermava il professor Salomone, oggi abbiamo un elemento in più, abbiamo uno strumento in più. La Corte Costituzionale in questi anni appunto ha dovuto più volte interpretare il testo della Costituzione al fine di ricavare degli elementi che permettessero in qualche modo di configurare questa tutela a vantaggio del futuro. Ma lo scorso anno, appunto nel 2022, il Parlamento ha approvato una revisione costituzionale dell'articolo 9 della Costituzione, aggiungendo un terzo comma, grazie al quale oggi sappiamo che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Ecco che le future generazioni, appunto lo scorso anno, hanno fatto il loro ingresso espressamente sul piano testuale all'interno dell'architettura della Carta Costituzionale del 48, così in qualche modo permettendo ancora di più di parlare di un principio di equità generazionale, un principio di equità generazionale che la Corte Costituzionale, appunto, nel porre in essere la sua funzione di garanzia, non può, diciamo, un principio di cui non può non tener conto al momento di giudicare la costituzionalità delle leggi. E io qui, diciamo, mi faccio una domanda e mi avvio alle conclusioni. Possiamo considerarci soddisfatti dinanzi appunto a questa tensione al futuro della Carta Costituzionale, dinanzi a quest'opera, diciamo così, di manutenzione in qualche modo dei diritti da parte della Corte anche a vantaggio delle future generazioni? Possiamo dire che il problema sia risolto? Non del tutto. Possiamo però dire che, soprattutto almeno all'interno dello spazio europeo, si sta in qualche modo configurando un nuovo modello di giustizia, o forse una speranza che possa sorgere un nuovo modello di giustizia, una giustizia intergenerazionale, quindi che possa andare anche a vantaggio delle future
generazioni e di conseguenza anche una giustizia climatica, cioè esattamente sui temi del cambiamento climatico e quindi a vantaggio delle future generazioni. E io qui mi sono limitato a ricordare una pronuncia recente del 2021 del Tribunale Federale Costituzionale tedesco, il quale appunto ha giudicato illegittima la legge tedesca sul clima, affermando che questa legge sostanzialmente non facesse abbastanza a vantaggio, diciamo così, della lotta ai cambiamenti climatici, andando a ledere però che cosa? Appunto le libertà fondamentali delle generazioni future. Ecco appunto che all'interno dello spazio europeo, e concludo, il futuro va acquisendo sempre più l'aspetto, diciamo così, di un concetto pienamente giuridico, e anche la giurisprudenza ci sta portando in una direzione, cioè quella di poter parlare dei diritti e delle libertà fondamentali di coloro che ancora non esistono. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e ripasso la parola al professor Salomone. Grazie. Grazie Giacomo, perché hai posto su un piano giuridico e costituzionale un elemento fondamentale che è anche fondamentale nelle prospettive della sostenibilità delle questioni ambientali. Sappiamo che la scienza del clima, la citavo prima, ha degli scenari che si proiettano al 2050, al 2100, e che è un grande problema che noi ci preoccupiamo del qui e ora e poco, no? Di quello invece che avverrà l'anno prossimo, fra 5 anni, fra 10 anni, non parliamo poi dei tempi delle consiliature o delle legislature, no? Che limitano, come tu rilevavi, anche l'azione politica senza piani di lungo respiro. Prima parlavamo di linguaggio, di compartimentazione di linguaggi, di necessità di una comunicazione più chiara, più trasparente e più condivisa sia fra gli scienziati, l'opinione pubblica. Allora, io ho due domande per Maurizio Trifone. Una, se il dizionario, che è uno strumento importante ovviamente dell'insegnamento, recepisce i termini legati al cambiamento climatico. E l'altra, che si collega poi a questo, è come invece nel linguaggio dei mass media e dei politici invece tante volte si recepiscano termini non italiani, no? Quindi, e mi riferisco a tutta una terminologia relativa alla crisi climatica che spesso è costellata di anglicismi. Ecco, cosa ci puoi dire a questo proposito? Grazie tante Mario. Sì, io diciamo osservo il fenomeno dal mio particolare angolo visuale, che è quello di un linguista e di un lessicografo. Quindi io mi domando quali parole lasciamo in eredità alle nostre generazioni future, quali parole lasciamo ai nostri figli. Ecco, io nella mia attività di lessicografo mi sforzo di definire le parole nel modo più chiaro e più semplice possibile, in modo che il lettore possa capire bene il significato di una parola, di un'espressione. Ecco, penso che la stessa cosa bisogna fare di fronte a un fenomeno così complesso come il cambiamento climatico, un fenomeno così carico di ripercussioni sulla nostra vita quotidiana. Questo fenomeno deve essere spiegato nel modo più chiaro e più semplice possibile. Sembra una banalità, una semplice affermazione dettata dal buon senso, però le cose nella realtà sono poi un po' diverse. Proprio perché questi fenomeni sono complessi, proprio perché sono fenomeni difficili, articolati, proprio perché sono problemi in continua evoluzione, così come in continua evoluzione la nostra situazione climatica, quella del nostro pianeta in generale, è opportuno, è essenziale usare una terminologia che non soltanto sia corretta e precisa da un punto di vista scientifico, ma questa terminologia deve essere anche condivisa dalla maggior parte della popolazione, quindi deve essere compresa dalla maggior parte della popolazione. Io capisco benissimo che nella comunicazione scientifica tra studiosi poi che appartengono ad altre nazioni, ad altri stati, a diverse aree geografiche, la lingua inglese sia ovviamente lo strumento più adatto per denominare le diverse realtà che sono collegate alle variazioni del clima e alle conseguenze disastrose
delle variazioni del clima. Però nella comunicazione pubblica, nella comunicazione appunto degli organi di informazione, il problema è molto diverso, perché qui dobbiamo trovare delle parole che siano capite, comprese da tutti quanti oppure da quasi tutti, ecco, quindi parole non oscure. E purtroppo da questo punto di vista noi non siamo molto avvantaggiati, perché le nostre stesse istituzioni che dovrebbero difendere la lingua italiana amano sostituire le parole italiane con parole inglesi. Ricordiamoci che viviamo in un paese in cui la riforma del lavoro è stata chiamata Jobs Act. Viviamo in un paese in cui il lavoro intermittente, il lavoro a chiamata, è stato definito job on call, in una legge, quindi nella legge chiamata legge Biagi. Quindi abbiamo usato l'eufemismo job on call per edulcorare, per mascherare la triste realtà del lavoro precario. Viviamo in un paese in cui l'adozione del figlio del partner è stata chiamata stepchild adoption, che sembra quasi uno scioglilingua, tant'è vero che in Parlamento un senatore ha storpiato l'espressione e ha detto stepchild association, quindi una cosa veramente ridicola. Ecco, viviamo in un paese in cui il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero viene chiamato voluntary disclosure. Ecco, quindi io mi domando, ma trovare alternative italiane a parole inglesi che sono poco trasparenti per il parlante comune è un dovere civico. È un dovere civico non soltanto per chi scrive dizionari, ma è un dovere civico per chiunque si occupi di comunicazione pubblica a livello professionale. Ecco, chi capisce un'espressione come greenwashing, che letteralmente significa lavaggio verde? Ecco, queste parole noi riusciamo ad analizzarle. Ecco, non so, washing, potremmo pensare a brainwashing, il lavaggio del cervello. Green possiamo trovarlo in, non so, economia green, oppure l'economia verde, oppure la green tax, no? Quella che appunto poi meglio chiamiamo come ecotassa, perché noi le tasse le chiamiamo con parole inglesi, non le chiamiamo con parole italiane, perché così sembra che pagarle sia un pochino meno così oneroso. Ecco, ecco, di fronte a greenwashing una persona non capisce molto. Già se noi diciamo invece ambientalismo di facciata, ecco, facciamo capire che siamo di fronte a una strategia comunicativa che tende a esaltare la sensibilità ecologica di un'azienda per accrescere il fatturato, anche per migliorare la propria immagine, senza però che a questa apparente sensibilità ecologica corrisponda poi l'effettiva adozione di misure ambientaliste. Ecco lì allora un ambientalismo di facciata, cioè un'espressione che diventa subito più trasparente. Chi capisce un'espressione come climate refugee, una parola difficile da pronunciare, da scrivere, da capire? Se diciamo rifugiato climatico, ecco, già capiamo meglio di cosa stiamo parlando, cioè di una persona che abbandona il proprio paese e cerca asilo in un altro paese in seguito a disastri ambientali causati dal cambiamento climatico. Di fronte a un'espressione come congestion charge, anche qui è una tassa, la chiamiamo congestion charge, cioè la tassa di congestione, dove la congestione non è quella allo stomaco, ma è la congestione del traffico. Quindi è una tassa che serve a penalizzare chi vuole andare con la macchina in un centro urbano, quindi serve a scoraggiare l'utilizzo dei mezzi a motore per ridurre le emissioni inquinanti. Questo era per capire appunto come sia importante, usiamo sì magari, conosciamo anche i termini inglesi, ma diamo anche un'alternativa italiana, in modo che il parlante è libero di scegliere tra il termine inglese o l'alternativa italiana, anche perché in alcuni casi l'alternativa italiana riesce a primeggiare, riesce ad avere la meglio, e questo è una cosa confortante. Per quanto poi riguarda i termini, le parole, appunto i neologismi che un dizionario recepisce,
Beh, un dizionario è molto sensibile ovviamente ai neologismi perché fotografano la realtà linguistica in un certo momento storico, quindi danno uno spaccato della società in cui viviamo e quindi il dizionario diventa un osservatorio da cui appunto esaminare il cambiamento sociale. Ecco, ad esempio l'attenzione al clima viene testimoniata da due neologismi come climaticida e climatariano. Quindi sono due voci interessanti perché climaticida è una voce di origine francese coniata sul modello di omicida. Ecco, in climaticida quel suffisso cida, no? Dal latino cedere, tagliare a pezzi, uccidere, ci fa subito capire che siamo di fronte a qualcosa che nuoce gravemente al clima, che contribuisce a sconvolgere l'equilibrio climatico. Ecco, leggiamo sui giornali che la Torino-Lione è climaticida, è un progetto climaticida perché non rispetta gli impegni nella riduzione dell'anidride carbonica sottoscritti dall'Italia. Invece climatariano si inserisce nella famiglia, una voce di origine inglese, climatariano, formata sul modello di vegetariano, e quindi si inserisce in quella famiglia di parole come appunto vegetariano, vegetaliano o anche pescetariano, tutte variazioni sul tipo di alimentazione, a cui si aggiunge adesso climatariano, cioè una persona che adotta una alimentazione a base di cibi che provengono da filiere a ridotto impatto ambientale. E quindi ad esempio privilegia la frutta, la verdura che proviene dai coltivatori diretti, quindi la frutta e la verdura prodotta localmente, non confezionata in imballaggi, venduta nei mercati rionali o nei mercatini di quartiere direttamente dai coltivatori. E non utilizza la carne che proviene da allevamenti intensivi perché sono questi particolarmente inquinati per l'emissione di anidride carbonica. Quindi è interessante però il fatto che una nuova sensibilità sociale legata al clima si vada ad aggiungere all'amore per gli animali che era alla base delle scelte dei vegetariani. Quindi credo, anche una Maurizio, parola come sì. Climatariano ci fa capire come la società stia sviluppando una sensibilità sociale verso certi problemi che appunto prima erano meno sentiti. E non so, qui il tempo che ho a disposizione è poco, però vorrei soltanto dire che diciamo, il cambiamento linguistico a volte si vede anche attraverso piccole paroline. Per esempio il primo elemento bio, dal greco bios, vita. Ecco, questo primo elemento usato per formare tante parole composte, recentemente bio hotel, ad esempio, è diventato una parola autonoma della lingua italiana come abbreviazione di biologico. Quindi diciamo ad esempio la cucina bio, prodotti bio, il mercato del bio, quindi un sostantivo, il mercato dei prodotti biologici. E un altro primo elemento, eco, ha avuto ugualmente una notevole fortuna. Eco nasce dal greco oikos, casa, lo troviamo ad esempio nella parola economia, l'amministrazione della casa, poi assume il senso di ambiente naturale, ambiente che ci circonda, l'ecologia, ecocompatibile, ecosostenibile, e alla fine diventa un'abbreviazione di ecologico. Ecobonus, ecoincentivo, ecoturismo. E alcune volte abbiamo sia la parola formata con eco, sia la parola formata con ecologico. Abbiamo ad esempio ecoansia e abbiamo ansia ecologica, cioè quell'inquietudine che si prova, quella paura che si prova per le possibili ripercussioni negative che può avere il cambiamento climatico. E la cosa però interessante per chiudere è eco, no? Ecoansia è un calco dell'inglese eco-anxiety. Quindi un'altra volta la parola italiana è riuscita a sconfiggere, ad avere la meglio sulla parola inglese. E questo mi sembra confortante.
No, grazie perché dico, affascinante viaggio nella lingua che ci mostra anche concretamente la complessità della questione, no? Quindi tante sfumature, tante cose. Vorrei sottolineare, noi che come sappiamo, tre aree linguistiche come la francofona o l'ispanofona difendono molto di più la propria lingua rispetto Posso al... fare, guarda Mario, posso fare solo un esempio. Noi abbiamo usato Green Pass, no? I francesi usano pass vaccinal, gli spagnoli usano passaporte Covid, ma gli stessi inglesi non usano Green Pass, usano Digital Covid Certificate. Quindi noi siamo più realisti del re, perché Sì. noi usiamo l'inglese, i francesi usano invece la loro lingua, gli spagnoli la loro lingua, ma persino gli inglesi usano un'altra espressione. Questo per dire come dovremmo Sono porci un arrivate problema di molte domande. informazione nei media, ecco, un linguaggio che appunto, perché quando, non so, quando lo spettacolo è tutto esaurito, è sold out. Ma perché tutto esaurito non va bene? Va Infatti, bene. infatti. Senti, sono arrivate molte domande, purtroppo non c'è tempo di riportarle tutte, ne scelgo un paio, poi molte, diciamo, si ripetono. Una per Daniele Conversi, di chiarire nel dibattito sul, rapporto antropocene-olocene. La questione, no? Perché esiste un dibattito, epoca, era o periodo, allora proprio una risposta lampo. Attiva il microfono, devi attivare il microfono. No. Dico, mi scuso molto per essermi sbagliata, per detto epoca invece di era. Mi sono sbagliato e mi correggo. E la domanda, cioè, spiegami, non ho sentito bene la domanda. La domanda è questa, rispetto all'olocene, no? Quindi è un vero cambiamento? Quindi che termini dobbiamo usare? Siamo ancora dentro l'olocene oppure siamo passati a qualcosa di Non è diverso? ancora stabilito perché c'è una commissione di stratigrafi e geografi che ci sta discutendo da moltissimi anni e non so se si raggiungerà una cosa. Quello che io volevo sottolineare ovviamente è che nonostante non ci sia un accordo tra geologi, ancora il termine entrato nelle scienze umane rappresenta una nuova dimensione, Io vorrei utilizzare indistintamente in questo caso, anche se non è esatto il termine era epoca, perché dal punto di vista nostro, delle scienze sociali e delle scienze umane, stiamo parlando di una nuova percezione del tempo. E questo mi sembra chiaro. Ok, chiarissimo. Per Giacomo Palombino invece molte domande si chiedono quanto terrà il nostro sistema democratico costituzionale, emerge una certa paura o pessimismo rispetto alla possibilità di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, ecco, ma restando al sistema, al nostro impianto costituzionale. La Corte Costituzionale terrà. Ma io spero di sì, nel senso che credo di sì. Chiaramente, diciamo così, parliamo sempre di un processo, di un'evoluzione. La nostra Costituzione del 48 non parlava di ambiente. La parola ambiente appare in Costituzione con la riforma del titolo quinto nel 2001. Sostenibilità appare in Costituzione con la riforma del 2012. Alla tutela dell'ambiente come la conosciamo oggi, è arrivata soltanto nel 2022. Tra l'altro, e qui guardo anche il professor Trifone, tra l'altro anche ricorrendo ad altri termini che il giurista non conosce, come ecosistema e biodiversità, quindi lo leggiamo nei principi fondamentali della Costituzione, ma io da giurista non saprei esattamente come interpretarli. Quindi anche la Corte Costituzionale, in effetti, deve stare dietro l'evoluzione di quel linguaggio. Io credo di sì, io credo che terrà. Il problema è, come dire, sempre, diciamo così, la capacità di percepire il cambiamento. E anche la velocità nello stare dietro al cambiamento. Ecco, io da un punto di vista giuridico verifico questo, penso per esempio alle tecnologie e quindi anche rispetto al cambiamento climatico e alle questioni ambientali. A volte siamo un po' lenti nello stare dietro a questi fenomeni, però io sono convinto che ci si arriverà sempre.
in qualche modo. E quindi speriamo però di configurare appunto questo modello, come ho appunto provato a spiegare prima, che comunque ci consenta di parlare di una reale giustizia intergenerazionale e anche climatica, e quindi un modello riproducibile nel corso del tempo e delle... Grazie. E per Maurizio Trifone ho una domanda relativa al senso delle parole, perché per esempio nella lingua inglese c'è un dibattito rispetto all'uso della parola change, cambiamento, che può essere poco significativo, oppure warming, perché warming in inglese può anche dire qualche cosa di piacevole, no? Un ambiente caldo. E quindi c'è una campagna di no, dobbiamo parlare di heating, cioè di riscaldamento, e anche usare parole come crisi, come catastrofe, come emergenza. Trovi questa attenzione per il linguaggio nei tuoi studi? Ti voglio proprio brevemente leggere questa locuzione che abbiamo inserito, che è crisi climatica. Abbiamo inserito, quindi è molto importante una cosa, che questa locuzione non è inserita come semplice esempio buttato lì generico, no, è proprio come se fosse un sottolemma, cioè una locuzione con una propria autonomia, con una propria definizione, quindi con una propria rilevanza linguistica. Inserire una locuzione come questa come sottolemma serve a documentare un uso linguistico, ma d'altro canto serve anche a sensibilizzare le coscienze al problema. Ad esempio, ti leggo crisi climatica, la definizione: l'insieme di eventi catastrofici che investono l'ecosistema in conseguenza del surriscaldamento globale, quindi non riscaldamento ma surriscaldamento globale, con profonde ripercussioni economiche, sociopolitiche e umanitarie. Ecco, quindi questo mi sembra importante. Per quanto poi riguarda il riscaldamento, noi abbiamo tradotto, perché anche in questo caso abbiamo tradotto dall'inglese warming con riscaldamento globale, ecco. Volendo, noi avremmo due prefissi che indicano invece un'intensificazione. Uno è iper, dal greco iper, sopra. L'altro è sur riscaldamento, dal francese sur, che comunque deriva dal latino super, sopra. Quindi avremmo teoricamente nella lingua i mezzi per esprimere il senso dell'eccesso e non della normalità. Bene, d'ora in poi diremo surriscaldamento o iperriscaldamento. spero che chi ci ha ascoltato, sono parecchie migliaia di persone, abbiano apprezzato e che possano approfondire tutti questi temi con i libri degli autori che sono stati gentilmente qui presenti, quindi, e che ricordo. Quindi il libro Cambiamenti climatici, antropocene e politica, il libro di Giacomo sul principio di equità generazionale, la tutela costituzionale del futuro, e i dizionari di Maurizio Trifone, che ho terribilissimi dizionari, quindi il nuovo Devoto Oli e il Devoto Oli dei sinonimi e contrari. E poi tutte le altre cose che abbiamo detto prima, anche rispetto a testati, rispetto a tutta una serie di elementi. E poi credo che chi vorrà potrà in qualche modo rintracciarci tutti e seguirci, grazie anche al web, altre pubblicazioni, riviste, eccetera. Quindi grazie ancora, e molte domande erano anche delle invocazioni, ci ricordavano non c'è tempo, qualcuno diceva sono un under 30, mi parla da quando sono nato che sento parlare queste cose, andiamo un po' a disturbare invece i cinquantenni, gli over, che sono quelli che ancora comandano e che non stanno cambiando ancora abbastanza. Quindi insomma un impegno che prendiamo intergenerazionale. Insomma, in questo ci vuole una solidarietà, un lavoro comune al di là degli aspetti anagrafici. Quindi, insomma, e quindi ancora grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie.